Si fa l'evento e facciamo l'evento. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Bizkit e come sicuramente avrete capito dall'intro, oggi facciamo un video leggermente diverso. Mamma Wizzy ha iniziato la distribuzione di alcuni cosmetici grazie ai suoi soliti festival. Questo è il primo di una serie, è su Historic Artisan e visto che magari non sapevate come girarvi o volevate appunto spendere poche wildcards ma quelle giuste per avere un mazzo performante, ho deciso di portarvi questo qui che insieme a Crabbo Mill è uno di quelli che più utilizzo per questo genere di eventi. Il festival in sé, ragazzi, ha un costo di entrata, sono 2500 gold o 500 gemme, però oggettivamente se vi piacciono le carte custom, comunque i cosmetici che fa la Wizard, queste sono molto belli, io vi consiglio di farlo. Prima di vedere il mazzo insieme però vi chiedo un aiuto per far crescere il canale, se i contenuti che sto portando vi stanno piacendo lasciate un like, commentate e iscrivetevi. Ecco qua la lista del deck, ragazzi, non c'è molto da dire, sostanzialmente il mazzo è un aggro che si affida all'evasività e ai bassi costi delle nostre creature per infliggere più danni possibili all'avversario prima che lui riesca a impostare il proprio gioco. Giochiamo moltissimi drop a 1, come potete vedere, tra i più importanti sicuramente Lyra's Oak, che ci permette di attaccare e allo stesso tempo difenderci grazie al suo lifelink, Fieri Miscreant che qualora ne giochiamo due ci fa pescare una carta, quindi ci fa fare un minimo di vantaggio carte, Fieri Seer che ci permette di controllare le pescate. A due troviamo sicuramente le carte più interessanti del deck, ovvero il Watcher of the Spheres, Guardiano delle Palle, ragazzi, ci sconterà tutti i nostri pezzi. In più si pomperà ogni qualvolta giocheremo una creaturina volante. Insomma, carta interessantissima. Core Skyfisher, molto utile, essendo un 2-3 che costa 2 con volare. È evasivo, ha un ottimo body. In più ci permette di riprendere in mano un qualsiasi permanente quando lo giochiamo. Cioè ci permette, siamo obbligati. Questo dovrebbe essere un malus, vi renderete presto conto che in realtà è un bonus. Empyrean Eagle non può mancare per il semplice fatto che è un lord a tutti gli effetti per le nostre creature. Due Elite Guard Mage, mi piace l'idea di poter guadagnare 3 punti vite e pescare una carta facendo sì che esso si cicli. Ne gioco solo 2, oggettivamente ne potete giocare un po' di più, però ho preferito una lista snella, quindi niente, vedete voi che cosa volete fare. Chiudiamo con 4 Rally of the Wings. Questa carta sostanzialmente ti fa vincere la partita anche solo tirandone una, ti permette di fare dei trade interessantissimi, di prendere alla sprovvista l'avversario. Insomma, sostanzialmente il deck funziona perché questa carta esiste. Chiudo con 3 Favorable Winds. È una carta interessante ma non troppissimo, se volete giocare qualcos'altro non c'è nessun problema. Tra l'altro non mi ricordo ma mi sa che non andremo mai a giocarla nelle partite che andremo a vedere. Tra le terre, degna soprattutto di nota, Port Town. Queste terre, ragazzi, possono entrare stappate. Non c'è nient'altro da dire. Artisan con le terre dual stappate. Vedete voi. Vi lascio, ovviamente, questa non è la side, ragazzi. Vi faccio vedere le carte che andremo a vincere. Sono solo aspetti, le carte le dovete avere, sti taccagni. Vabbè, abbiamo Baral e Nkarizev dell'ultima edizione, Idetsugu e Nkairi, anche loro dell'ultima... Ah no, sono tutte dell'ultima edizione, ok, Idetsugu e Nkairi come secondo reward. Qua, ragazzi, Rankle sarà il quarto reward insieme a Thorbrand e il terzo sarà Yargle, ma poco cambia, e si chiude con Galta e The Mavren. Vedete voi che cosa volete fare, se vi interessano queste art. Alla fine Artisan è un formato carino, come nota, sicuramente, ragazzi, ho deciso di non giocare nessun tipo di carta Alchemy. Non tanto per l'avversità che ho verso Alchemy e il fatto che sia stato miscelato ad Historic, tanto perché questo deck potete decidere appunto di giocarlo senza le carte di Alchemy, quindi non andrete a craftarvi carte che magari non vi interessano e dovreste fare solo per l'evento. Boh, altro da dire non ce n'è, andiamo a vedere come sono andati i match e ci sentiamo dopo per i saluti. Benissimo,
Ah, Free Mulligan c'è pure. Ma siamo fortunati. Ma allora fa... Mulli. Io maligherei. Tiè. Allora te. Mamma mia. Bicolor Run Tap di Nartisan, sei fortunato. Vabbè, ma che cazzo. Ma io tengo tutto. È anche l'ordine che voglio. Cioè, nel senso, va bene così. Guarda che te ne faccio un'altra. L'isola l'abbiamo messa solo. Mono rosso, è arrivato lui. È arrivato il raffinato. Sì. Già. Vai, picchia, sei le palle. Bravo. Tanto non puoi bloccare. C'è il cazzo. Guardiamo. Ma sai che ho una voglia? Sto scherzando. Non blocca. No, però lui avrà Lightning Cock. E che lo faccia S. No! Deve stare fermo. Deve giocare 4. Sei un maiale. Allora, vediamo se. Ah! Attenzione. Spavaldo, Molto. Allora io farei patina e favorable winds. Ah, così dici? Sì, perché poi puoi riciclare la fattina di scorso. Lo so, fish. Lo so, ma io voglio anche menare. Ma se no riprendi in mano l'isola e chi se ne... Adesso vediamo. Era per non andare indietro di terra tutto lì. No, farei comunque favorable, perché lui ha solo uno piscio. Va via. L'isola non ci serve. Va. Ma anche la core non ci serve. Core. Ma sei matta, oddio, però. Ho capito, Corrado. Però poi è una. Cioè, non puoi star lì sempre a rimestare. Nel torbido. Andiamo su. Nel tonno. Si chiama così: Muddle the Mixture. Perché poi non è a rimestare nel torbido. Dai, adesso fa play with fire. Ma non lo fai? Non lo fai, con mono rosso? Lo devi fare, vedi realtà, che c'è la... In realtà, guarda che la giocata dopo è doppio Skyfisher. Sì, ma io sono un po' attonito. Perché lui... Perché ha ucciso... Ah, per attaccare, ok. Tu fai il core, riprendi l'isola. Sì, lo so, Caution. Non ti preoccupare. Ma io riprenderei questa qua. Già. Sì. Poi ci spiegheranno qual è il malus di questa figurina. Ma io veramente non so. Allora, ho fatto un errore però, Dovevi prima attaccare di fatina. Ma non me ne frega un cazzo della fatina. Ma infatti, io riprendo la terra. Anche perché poi non la potevi rigiocare, quindi va bene così. Appunto, quello intendo. Ma poi dopo quanti sono? 5, 10, 14, mannaggia. Lascio in sovraimpressione per chi non conoscesse questa carta Balance. Mamma mia, i bei tempi. Che bella edizione quella. La prima Zendikar è questa. Mm. Io mi ricordo sempre... Boros Lentful era molto... No, come ti permetti, maleducato, porco. Beh, in realtà, cioè, stiamo piangendo. Secondo me... Secondo me, no, però questo... Boh. Secondo me... Sono tanti. Sai che mentre attaccavo dicevo, ma questo ha reach? Sì. Non che ce ne freghi realmente qualcosa, però ce l'ho. Reach è male. No, reach è bene. È una bella figurina. No, questa è una bella carta. A me questo molto piace. Sì. L'hanno fatto artefatto, non so perché. Ma come si permette? Eh sì, ma è morto. Sperando che lo tappi. Beh, non penso che attacca, cosa fa? Attacca veramente? È rapido, sì. Sì che è rapido. Ma scusami, se attacca Corrado, Rally lo spero uso. Spero che attacchi. Ma non lo so, Non so se ne vale la pena. Cioè lo usiamo in no, nel senso lo rally lo usiamo perché lui para, così passa più danno, quello sto dicendo. Certo. Cioè, si attacca così. My turn. Beh, dovremmo mettere delle terre in questo deck. Secondo me sì. Bello però che c'è questo coso,
è una bella figurina anche quella. Stappale. Che questa carta, sì. Va bene, per ora sei morto. Non è ancora morto, eh? No. Forse ti conviene stare indietro anche con lo sniper. Perché sta attaccando con il Reacher? Deve attaccare col Riveteer. Ma non paro mai. Ma infatti, punto. Ancora si è dimenticato che le fenici non possono bloccare. Diciamo che anche sulle nostre figurine c'è scritto non blocco. Questo dà fiato. È molto fiato. Forse avrei dovuto prima giocarlo, però. No, non svelare. No, infatti. Dai, usa il botto. Aggiunge un play with fire, vediamo. Oh, ma non c'è la musica. Mettiamo la musica. 27. Così magari smetto anche di sentire le tue cagate. Ma no! Beh, giocala, no? No, non la gioco. Metti che c'ha Liliana e mi fa scartare una carta. È vero, hai ragione. Non ho capito. Nuori. Vabbè. Andiamo avanti. Bellissima. Come puoi vedere, ci sono io a destra. A destra, sì. Se sono io, sono io. Sembra che ormai me lo sono mangiato, raga fan, però. Animal. Ecco. Parte già lui per primo. Prima siamo iniziati noi? Siamo partiti poi? Esci una fairy seer. Secondo me va bene. Easiest game of my life. Sì, ma ragazzi, aiutateci a fare dei content, però. Cioè, non è che si può dimostrare la forza di questo mazzo. E maniera. Sono due. Che giocatore. Serve neanche. Serve neanche impegnarsi. Andiamo avanti. Guarda. Che bello che è, però, questo bello, stile. Molto più bello, tra l'altro. Ma i colori così mi piacciono. No, secondo me anche l'originale è fico. Però così mi piace un... Mario, questo è più bello. Molto più bello. Oh, fico, dai. Andiamo avanti. E due, per proprio. Per impare il mazzo Dragozzi. Bello, mazzo Dragozzi. Pensa, la partita più bella del mazzo Dragozzi non l'hanno vista perché non l'ho registrata. Perfetto. Non ti ricordi? Era allora, prima. Allora, qua, beh sì, c'è Watcher di secondo. Ma io queste carte qua ricordo, vabbè. District 7 erano rare e non funzionavano mai. No, ma più che altro, scusami, ma secondo me ci sfugge qualcosa. Cioè, quelle di District 7 devono avere qualcosa in più. Perché hanno fatto delle forse rare? Forse hanno un tipo di terra... no, perché si combinerebbero tra di loro. Queste sono già forti scritte così. Cioè, queste non dicono terra... Io non me le ricordo come sono le altre. Adesso ho giocato poco. Adesso vado a se mi viene in mente. Vai a vedere. Frostborn Snarl, mi pare. Una roba così, quella... Rosso-blu. O c'è che qua si fa... Frostboil. O c'è che qua si fa la tripletta, Frostboil Snarl. No, non ha nessun tipo. Sono identiche? Esattamente identiche. Però erano colori nemici, attenzione. Ah, sì, ma perché è rare che queste sono non comuni e sono più vecchie? E devono bilanciare il gioco, no? Così giochi in monocolor. Ah. E fai più oltre. Hai di ragione, bravo. Sono colori nemici quelle di Strixhaven.
Però anche sì. Soul Thanos. Sul Thanos, a me piace scandire Anos soprattutto. Cioè, mi fa fare brutta figura. Vabbè, ragazzi, se è, ci vediamo in fondo. Claim, terzo regalo. Va così. Attenzione, è arrivato. Noi giochiamo la carta più forte di Magic, cioè la creatura più forte di Magic. Forse definirla la carta addirittura. Ma la carta... arrivano a buon posto. Okay. Intanto, comunque, mi avrà stampato, ma io guadagno un punto vita. Vabbè, ho capito, ma sì, ma giocano con sto schifo di Alchemy. Queste pussi. È arrivato. Adesso fai anche Balmor, già che ci sei. No, ti prego, no. Attacchi, brutto. Scabianura, quasi. Uccio, Allora, io farei così. Guarda, mettile come vuoi. E la Madonna. Però si prende un altro Watcher, secondo me, mentre toglierei la Seer. Sì, anch'io. Quindi Skyfisher. Riprendiamo Seer. Riprenderei Seer. Sì. Seer. Perché... così poi... ti sei spaventato. Un nuovo pompamento per... Watcher, giocala. Sì, un momento. Ho capito, ma abbiamo i core. Mi dispiace per Lirer, ma... Rirer. Il problema è che dopo non giochiamo niente. Giochi un altro Watcher. E che è niente. Peccato per il... il sì, bianco. Un altro bianco e si smarmellava. Però non lo so, un brutto presentimento. Vediamo quanto diventa grosso il drago. Hai capito. No, più che altro con questo diventa veramente... cioè la figurina bannata everywhere in Artisan ve la lasciamo, ok. Boh, non ho parole. Non ho parole. È fallo. Vabbè, hai meno scelta. Ma no, non è vero, perché fa la stessa cosa. Ma è fortissima. Effettivamente, sempre. Cioè, è proprio il concetto. Vabbè, chi se ne frega. Preferisco sempre quando esistono carte così. Piuttosto che cagate, pushate. Uro. Allora, lui ha un botto. Lui ha il botto. Vuole fare il tranellone. Sì, sicuro. Preferisco far così, Coric, perché... ci serve un bianco. Oppure... non attacco adesso, perché se avesse avuto un botto prendevamo un muro in faccia. Sì, sì. E dopo forse con Rally riusciamo. Aia. No, vabbè. Pensavo molto peggio. Spero che non pesca la terra. O l'ha già giocata? Non mi ricordo. No, è iniziato no, lui. Non l'ha già giocata. Quindi può giocarla. Olè. Però il blu non ci spaventa più di tanto. No, non troppo. Ma quello, guarda, può stare lì. Sono 22. Ok, è finito di rompere le palle. Ok. Oh, sperando che non sia Spell Pierce, corri. C'è la fascia di... È l'unica. Mm-hmm.
Non è Spell Pierce. Ho capito, però. Beh, ma gli muore tutto così. Ma che giocata è? Tu rimane con 2, 4, 5. Ma non aveva dei blocchi migliori avendo Consider? Forse no. Forse no. Madonna, che sucata. So, lasciami stare. Tu ricarica. Stai fermo. Ma da rapidità? Sì, ok. Guarda comunque la carta più forte di Magic, forte che lavoro Magic, che ha fatto. Siamo a 25. Cioè, noi gli possiamo dire, ok, attacca. E poi... E ripartiamo. Mm-hmm. Sì, ma Rally comunque è una roba... Cioè... adesso, vabbè, è finito di rompere le balle. Forse avrei dovuto tenerlo per far più... Ma no. No, distribuisci il danno, va bene. Mm-mm. Allora, il flashback costa tanto. Questa non mi spaventa. Questa nemmeno. Siamo a 16. Perché al massimo si trova a terra nel flashback. Una, e andiamo oppure... avanti, Sultana. Sultano, scusa. Che giocatori. Mamma mia. Dai, waiting for the server. Quel body 2-3 di... La core? Sky Fisher. Mamma mia, che carta. Che lavoro. Beh... Mamma mia, siamo comunque... Questo stile è quello della Questing Beast alternativa, bellissimo. Ma quella là, ma quella Questing Beast lì, cos'è? Secret Lair? Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Sommato, serve. Eh sì che serve. Anzi, non si gioca in Explorer. Aspetta un secondo, aspetta un secondo. Dovevo ascoltare un vocale. Porca miseria. Cioè, un vocale dove per la metà si sente che cazzo vuoi, che cazzo vuoi, riferito a me. Benissimo. Keep. Eh sì. No, allora, questo tizio ha l'immagine di Squee. Brushwog. Ed è partito con Terra Nera. Cioè, ma è veramente... È imbattibile. Ma noi abbiamo la carta più forte di Magic. Che non muore, attenzione, non è morta. Come non deve? E allora, doppio pezzo. Ripeto, ma noi abbiamo la creatura più forte di Magic, che non è morta. Vabbè, ringraziamo. Vabbè, scusami, il mazzo che sto consigliando è perfetto, ragazzi. Cioè, non dovete vincere il mondiale, dovete fare questo. Come si chiama? Questo coso? Coso. Esatto. Colpire sulle caviglie gli avversari mostrando prepotenza. No, è Dominance, altro che Gruul. Spoiler. Claim prize. Che bello, guarda che bello. Guardalo. Ecco, ma una cosa... alternare anche il treasure. Bravo, ti stavo proprio per dire questo. Allora, vabbè, Coric, sono costi in più e tutto, fanno quello che vogliono. Però è un peccato che i treasure, i tokens non cambino. Quello è un peccato, però vabbè. Guarda Thorbrand come brandisce l'ascia, girandola a caso. Infatti è Thorbrandish. Vabbè, non l'ho detto. Okay. Andiamo avanti. Però diceva treasure 1 di 2, forse ne sono due versioni, ma...
Non mi ricordo cosa fa. Mi sa che fa due cose. No, fa un gold. Esatto, no, esatto. Un gold no, è uguale al treasure. Vabbè, senti. Dai, non rompere i coglioni. Su. Esatto. Avanti. Ma, guarda, guarda. We still go face. È un po' quello che stiamo cercando di fare anche noi. Allora, prima di tutto noi partiamo con la creatura più forte di Magic, che sta diventando pian piano anche la carta più forte di Magic. Questa carta va bene, ringraziamo Innistrad, Shadow of Innistrad, Adventurer's Impulse. Però, allora, figlio mio, se ti chiami We Still Go Face e giochi queste carte... Non vai molto face. No, ma non è quello, cioè stai raggirando. Hop. Allora, intanto a 21 adesso sono io e tu sei a 20. Allora... Tu riesci a fare doppio pezzo dopo, sei... Aia. Sei fortissimo. Eh sì. Cosa è successo? Sì, però... Sì, riprendi una terra, no. Ho capito, ma volevo fare doppio rally dopo. Vabbè, ne faremo solo uno. Anche perché dove passo io non cresce più l'erba. Se riprendo in mano le impie. Sì. Occhio che... Scusa, dai rapidi calcoli sono... Occhio, ecco. Occhio. Però non può attaccare... Oh, madonna santissima. Io, non parare! Non farlo! No, friend! No! Disastro! Questa è la faccia! Questa! We still go face! Tiè, ti gioco anche questa! Toh! Che cazzo dormi? Ma che cazzo dormi? Zzz, ma che cazzo dormi? Saluta a casa. Bratta. Meno due, esatto. Meno... Ciao. Ciao. Someone called the ambulance. But not for me. È stato veramente maleducato, cioè, molto maleducato, molto maleducato. Sì, 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 se giochi un mazzo brutto non te la puoi prendere con noi. Esatto, esatto. Vabbè, qua si sbusta roba, sì. No, ascolta, ma tu ce l'hai già. Ah, io no. Ti fa vedere, giusto, giusto, ti dice finalmente. Tu dice, lo vedi questo Bloated Contaminator che tu hai craftato preventivamente perché volevi farlo vedere ai ragazzi? Ecco. Te l'avremmo fatto trovare e lo cambiamo con 20 gemme, della quale tu puoi tranquillamente non fare niente. Quindi vi faccio... Aspetta. Faccio vedere l'ultimo Galta e Mavren. Come potete vedere, un vampiro. Niente. Anche il video di oggi giunge al termine. Io vi ringrazio come sempre tanto, tanto, tanto. Passate un buon weekend. Spero vi siate divertiti. Corrado saluta. Saluti. Saluti. Al prossimo deck. Sei un minchione, oh.